a te, a tutti ciurma, e benvenuti Reggio Green in questo nuovissimo video. Ma gli possiamo dare un nome secondo voi a questo tipo di video o non lo so? Vabbè, fatta sta ragazzi, che eccoci qua di ritorno sul sito la cui pronuncia non ho ancora compreso. Vabbè, lo sappiamo ragazzi, si tratta di UFUFUFUFUFUFUFU. Insomma, come al solito ci siamo capiti ovviamente. L'ultima volta abbiamo fatto ragazzi un bel test per quanto riguardava i film d'animazione Disney. Tra l'altro io ringrazio chiunque nei commenti mi abbia specificato che le foto mancanti non erano provocate da un bug, bensì dal fatto che non ci fossero abbastanza film per coprire tutte quante le scelte. Quindi grazie ragazzi per avermelo specificato, così d'ora in avanti se si dovesse ripresentare la stessa cosa almeno non sto lì a sbraitare a caso. Girovagando sul sito e girovagando nella categoria videogames mi sono imbattuta in questo quiz che secondo me può essere veramente estremamente interessante, perché ragazzi si dovrebbe trattare, da quello che ho capito, di scegliere il miglior gioco a scelte. E quindi, visto che chi mi conosce sa benissimo che i giochi a scelte sono fra i miei giochi preferiti in assoluto, e infatti ho fatto anche diverse serie ragazzi qui sul canale che riguardano questo tipo di giochi, mi sembrava assolutamente fondamentale fare questo quiz insieme a voi. Infatti il quiz si intitola All Interactive Story Games Graphic Adventures e qua dice What's your favorite butterfly effect game? Quindi parla proprio ragazzi di giochi che riguardano appunto ragazzi l'effetto farfalla, quindi sarebbe a dire che ad una scelta corrispondono delle varie conseguenze. E quindi io non vedo l'ora di incominciare questo test, anche perché magari al suo interno ci sarà qualche gioco che forse non ancora conosco e quindi potremmo avere anche qualche interessante suggerimento magari per qualche futura serie. Come sempre ragazzi, intanto vi ricordo e mi invito a spolliciare, a lasciare quindi un bel pollice in su per questo video. Quindi non prendiamo più tempo, andiamo a giocare. Ovviamente, ah, non c'è data la possibilità ragazzi di scegliere il turno da 64, quindi il turno massimo è di 32. Vabbè, poco importa, quindi piuttosto che ritrovarci di fronte a foto mancanti, ecco. Allora, attenzione, la prima scelta riguarda The Quarry e questo Road 96 che io purtroppo non conosco. E quindi d'ora in avanti ragazzi i titoli che non conosco me li andrò segnando, così magari poi gli do uno sguardino, vedo se può essere un qualcosa di interessante. Per quanto riguarda The Quarry, che dire ragazzi, lo conosciamo tutti quanti bene, anche perché appunto ci ho fatto una serie qua sul canale. Gioco che inizialmente sembrava promettere davvero bene e che forse ragazzi io non sono riuscita a capire fino in fondo. Fatto sta che più andavo avanti più mi sono sentita delusa. Infatti il gioco alla fine di tutto non mi è piaciuto molto, anche perché alcune scelte ragazzi mi sono sembrate veramente assurde per quanto riguarda la situazione in cui c'era da prendere la scelta e le conseguenze che quelle scelte avevano. Specialmente riguardo le conseguenze, mi sembra di ricordare fossi rimasta parecchio interdetta, nel senso che uno dice oddio, ho fatto sta scelta, poi succedeva una cosa che minimamente, neanche lontanamente ragazzi, te potevi aspettare. È una cosa un pochettino meh. Fra i due comunque, visto che non conosco appunto questo Road 96, ovviamente sceglierò The Quarry solo ed unicamente perché lo conosco. Oddio! No! No! Qua ragazzi, questa scelta che è uscita, io non so se esce randomica o se l'hanno pensata apposta. In ogni caso, sto vivendo un dramma interiore non indifferente, perché ragazzi, la Quantic Dream è sicuramente una delle case produttrici di giochi a scelte che io maggiormente preferisco, se non forse la mia preferita in assoluto. E quindi mi piazzano insieme Detroit Become Human e Heavy Rain e mi viene semplicemente voglia di esplodere. Che dire, allora, Heavy Rain è stato uno dei primissimi giochi a scelte a cui io mi sono approcciata ragazzi su PS3. È un gioco che ho comprato senza manco dargli troppo peso, insomma mi sembrava un qualcosa di interessante, quindi l'ho acquistato per provare. Dopodiché me ne sono completamente innamorata. Rigiocandolo a distanza di anni si nota ovviamente ragazzi che ormai ha i suoi anni appunto, però a prescindere da questo mi voglio concentrare sui giochi. Grandissimo gioco ragazzi, veramente, tra l'altro per l'epoca dava al giocatore un qualcosa
qualcosa di anche abbastanza avvenieristico, diciamo così, tra virgolette, per quanto riguarda il lato tecnico, io vi dico, perché ragazzi, all'epoca su PS3 vedere quella grafica era qualcosa di veramente avanti, ok? Per quanto riguarda soprattutto appunto la fisionomia, quindi la fisicità e quindi l'espressività dei personaggi, era qualcosa di veramente incredibile. Per non parlare poi del fatto, ragazzi, appunto, delle conseguenze, delle scelte che sei costretto a fare, del fatto che appunto giochi nei panni di diversi personaggi, quindi vivi diverse storie da diversi punti di vista, un qualcosa, ragazzi, veramente pazzesco. Quindi è stato uno dei primi giochi a scelte che io abbia fatto, credo, o in contemporanea o poco dopo o poco prima di The Walking Dead, il primo, ragazzi, quello della Telltale. Io rimasi veramente folgorata da questo gioco, senza tra l'altro aver mai giocato prima Fahrenheit, che se non sbaglio è il primo gioco della Quantic Dream, se non erro, che però era uscito su PS2, quindi io non l'avevo mai giocato. Per questo dico che è stato proprio il primo gioco in assoluto a cui mi sono avvicinata di Quantic Dream. Tra l'altro la storia, i modi in cui hanno incastrato le varie vicende, il fatto che ci fossero così tanti finali, dal punto di vista emotivo, tra l'altro, ragazzi, un coinvolgimento assolutamente pazzesco. Io amo Heavy Rain. Però poi sono passati anni, Quantic Dream nel frattempo aveva fatto anche Beyond Two Souls, che io suppongo sarà fra le varie scelte, comprato al lancio, e dopo, ragazzi, la Quantic Dream ha deciso benissimo, dopo già due bombe come Heavy Rain e Beyond Two Souls, di lanciare la bomba H, ragazzi, del secolo, secondo me, cioè proprio una bomba nucleare, letteralmente, che è Detroit Become Human. Io penso, ragazzi, di non avere abbastanza parole per esprimermi riguardo questo gioco. Io penso sia uno dei giochi più belli in assoluto che io abbia mai giocato nella mia vita da gamer, quindi vi parlo, ragazzi, da 20 anni a questa parte, ok? È un gioco assolutamente meraviglioso, non parliamolo dal punto di vista tecnico, veramente, ragazzi, alzo le mani, un qualcosa di spettacolare, è uscito su PS4, ma penso che possa fare invidia tuttora a diversi giochi che abbiamo su PS5. È qualcosa di stupendo da vedere, da sentire, da giocare. E poi non parliamo, ragazzi, della storia. Sapete quanto per me la storia, la trama in un videogioco sia importante, a maggior ragione nei videogiochi a scelte. E Detroit Become Human di nuovo ci mette nei panni di diversi personaggi, ma questa volta, ragazzi, ci butta in una trama veramente meravigliosa, secondo me, di un coinvolgimento, regà, che veramente penso quasi poter dire non ha eguali. Per questo dico, uno dei miei giochi preferiti in assoluto, perché mi ha dato un coinvolgimento emotivo, ragazzi, ineguagliabile, ok? È un capolavoro, Detroit Become Human. Io lo consiglio sempre a tutti, a prescindere, a meno che proprio, regà, uno non odi giochi a scelte, ma a prescindere da tutto io lo consiglio sempre, un capolavoro, veramente, non ho paura di usare la parola capolavoro. Quindi scegliere fra questi due, ragazzi, veramente mi spacca letteralmente a metà, ma se proprio devo scegliere, ovviamente devo scegliere per forza, penso proprio che sceglierò Detroit Become Human. Heavy Rain, ripeto, ragazzi, cioè, gioco incredibile, meraviglioso, fantastico, che resterà nel mio cuore per sempre, ma credo che Detroit Become Human abbia qualcosina in più per farmelo scegliere. Quindi dopo aver dissertato, ho parlato per 3 ore, andiamo avanti. Ok, attenzione, attenzione, qua, ragazzi, abbiamo da scegliere fra Life is Strange True Colors, che credo, non so se è proprio l'ultimo, però fatto sta, vabbè, della serie Life is Strange sicuramente l'ultimo che è uscito, e The Walking Dead, la prima stagione, ovviamente, perché ne sono uscite diverse. Io penso, ragazzi, che la prima stagione di The Walking Dead sia fra le migliori, se non la migliore, probabilmente. Le dovrei rigiocare adesso, perché, regà, io le ho giocate veramente tanti anni fa, infatti mi stava balenando in mente l'idea di rigiocare la prima stagione qui sul canale. Poi ovviamente, ragazzi, mi darete voi un parere, nonostante io l'abbia già giocato, ma visto che sono passati così tanti anni, ho dimenticato quasi tutto. Io le uniche cose che non dimentico, ragazzi, dei videogiochi, e ve lo dico sempre, sono le emozioni legate a quei videogiochi. The Walking Dead, la prima stagione, ragazzi, mi ha segnata sicuramente. Ha una trama che uno potrebbe dire, vabbè, ma il solito Walking Dead, mondo post-apocalittico con gli zombie. E è quello, ragazzi, che accompagna questa storia degli zombie, cioè le storie dei personaggi, i vari personaggi, le situazioni che si creano, le scelte che si devono fare. Regà, stiamo parlando di un giocone, sicuramente fra i miei giochi preferiti in assoluto, per quanto riguarda i giochi a scelte, ovviamente. Quindi, a confronto con Life is Strange True Colors, che ovviamente ho portato anche
anche qui sul canale, tra l'altro, e vi dirò, mi è piaciuto, ma non è tra i miei preferiti per quanto riguarda Life is Strange. Quindi fra i due, sì, cioè, bel gioco, per carità divina, ragazzi, è stato impostato bene, bella comunque l'idea del potere della protagonista, mi è piaciuto, ma non è fra i miei preferiti Life is Strange. Quindi fra questi due, senza veramente disquisire troppo, ragazzi, sceglierò The Walking Dead, anche perché ti affezioni, ragazzi, a certi personaggi in una maniera incredibile. Quindi andiamo di The Walking Dead. Allora, attenzione, qua ci mettono insieme due giochi della stessa antologia, che sarebbe a dire appunto The Dark Pictures Anthology. Sarebbe a dire, ragazzi, Man of Medan e Little Hope. Li ho portati entrambi qui sul canale di The Dark Pictures Anthology, ragazzi, li ho portati tutti, effettivamente. Dovrà uscirne un altro, mi sembra. E devo dire che qual è la casa produttrice di questi giochi adesso non mi ricordo. Fatto sta che sono gli stessi di Until Dawn, che ho portato anch'esso qua sul canale. Until Dawn credo, ragazzi, che sia rimasto irraggiunto da questi altri giochi. Non so perché la casa produttrice abbia avuto questo calo, diciamo così, nella qualità. Non che questi siano brutti giochi, ma Until Dawn è, regà, il giocone di questa casa produttrice, assolutamente. E quindi fra questi due penso proprio, allora, ragazzi, che per quanto riguarda l'antologia appunto di The Dark Pictures, credo proprio che quello che mi sia piaciuto di più sia proprio Little Hope, proprio perché credo sia stato quello che è riuscito maggiormente a coinvolgermi per quanto riguarda sempre la storia, per quanto riguarda quindi sempre le emozioni. Man of Medan mi aveva lasciato un pochettino perplessa, proprio per quanto riguarda, poi, raga, non parliamo dei dialoghi, di certe situazioni che si creano tra i personaggi, che sono abbastanza assurde, però penso sia proprio il gioco che è pensato in quel modo lì. The Quarry, lasciamo perdere, ha raggiunto proprio l'apice di quell'assurdità. Però, piccola parentesi, Man of Medan mi ha lasciato un pochettino perplessa proprio per questa ragione qua, per quanto riguarda l'assurdità di certi dialoghi, certe situazioni, eccetera eccetera. Little Hope invece, secondo me, è stato pensato un pochettino meglio, anche per quanto riguarda quindi la storia, l'avevo trovata molto più intrigante e interessante. Quindi penso proprio che sceglierò Little Hope. Vediamo un po'. Ah, maledizione. Ah! Allora, questo quiz mi sta piacendo tantissimo, ragazzi, proprio perché è il genere di gioco che adoro. Ma dover fare queste scelte? No! Allora, qua, ragazzi, mi buttano la stagione 2 di The Walking Dead e Life is Strange. Allora, per quanto riguarda la stagione 2 di The Walking Dead, non ho particolari ricordi. Vi ripeto, ragazzi, sono passati veramente troppi anni, dovrei rigiocarli. Penso proprio, ragazzi, chi mi conosce sa benissimo quanto io abbia fortemente amato Life is Strange. Appunto, ci ho fatto la serie qua sul canale e diversi di voi mi hanno conosciuto grazie a questa serie. Io sono veramente contentissima di questo, perché questi, ragazzi, sono giochi che purtroppo non vengono tanto apprezzati dai videogiocatori, diciamo, più comuni, tra molte virgolette. Sono giochi un pochettino più di nicchia, per quanto penso che alcuni, per fortuna, ragazzi, siano stati divulgati come meritavano. E quindi sono contenta che la serie su Life is Strange abbia avuto così tanta diffusione, ma non perché ha dato magari più visibilità a me, ma proprio perché magari questo ha permesso a più persone, a tante persone, di conoscere giochi meravigliosi proprio come Life is Strange. Quindi, per quanto io abbia adorato anche la stagione 2, sicuramente The Walking Dead, per quanto la prima, regà, per me rimane irraggiungibile, penso proprio che sceglierò Life is Strange, perché ho un legame molto particolare con questo gioco, proprio grazie alla sua intensità emotiva, ai suoi contenuti, alle scelte, alle situazioni che uno si ritrova ad affrontare. Penso che Life is Strange sia uno dei giochi più belli che io abbia mai giocato, quindi anche in questo caso non ho paura di dirlo. Capolavoro, per quanto, ragazzi, penso che sia un gioco abbastanza semplice dal punto di vista tecnico, diciamo così, perché magari uno si potrebbe fissare su quello, ah, ma la grafica, raga, poco importa di quello per me, lo sapete. Quindi Life is Strange sicuramente uno dei giochi più belli che io abbia mai giocato, e lo seleziono veramente col cuore colmo di gioia. Allora, in questo caso non mi posso esprimere, ragazzi, perché non li conosco. Non sapevo che Telltale avesse fatto un gioco dedicato a Game of Thrones, non avevo la minima idea. Per quanto riguarda questo Quantum Break, l'ho sentito nominare, io penso che comunque me lo segnerò, perché lo sapete, ragazzi, datemi giochi a scelte belli e io proprio mi ci butto a pesce. Per cui, allora, non conoscendo, ragazzi, per niente neanche la serie,
serie di Game of Thrones, direi che magari opto per questo Quantum Break. Poi magari sicuramente gli darò un'occhiatina. Gesù, Giuseppe e pure Maria. Allora, qua abbiamo What Remains of Edith Finch. Un giochino che ha il suo perché. Anche di questo ho fatto la serie qua sul canale. Ed è stato capace di emozionarmi, per quanto però, ragazzi, non mi sia rimasto particolarmente impresso. Allora, quello che ricordo è che ci sono dei momenti veramente intensi emotivamente, per quanto effettivamente quei momenti te li facciano solo capire, diciamo così. Però è un giochino molto carino, ma che, oddio, vedete, non mi fa dire quel oddio, questo gioco è la vita. Quindi se devo scegliere, ovviamente, ragazzi, qua abbiamo la stagione finale di The Walking Dead, che io sono riuscita a portare qua sul canale e che, ragazzi, mi ha regalato veramente tante emozioni, anche emozioni forti, come, ragazzi, ovviamente ci aveva insegnato, no? La serie su The Walking Dead, tranne per A New Frontier, che non mi era piaciuto, io solo questo ricordo. Quindi penso che fra i due sceglierò la stagione finale di The Walking Dead. Allora, questo Twin Mirror io non l'ho giocato, però l'ho sentito parecchio nominare. Fatto sta che qui abbiamo The Awesome Adventures of Captain Spirit, una storia aggiuntiva che credo fosse stata associata al periodo in cui è uscito poi Life is Strange Before the Storm, se non sbaglio. Perdonatemi, ragazzi, le mie inesattezze, ma veramente quando passano anni poi io certi dettagli purtroppo li rimuovo. E l'ho portato sul canale anche questo, e nonostante comunque sia una storia molto breve, una storia, se non ricordo male, anche molto triste da certi punti di vista, quindi nonostante la sua breve durata mi aveva regalato delle belle emozioni. Per cui, per quanto io non conosca questo Twin Mirror, ragazzi, penso proprio che sceglierò comunque Captain Spirit, che almeno conosco e posso dire che è stato capace di emozionarmi. Allora, anche questo Tell Me Why l'ho sentito nominare, credo che sia dagli stessi creatori di Life is Strange. Ripeto, se dico delle baggianate, ragazzi, mi raccomando, correggetemi. E qua abbiamo The Devil in Me, che sarebbe a dire l'ultimo capitolo fino ad ora che è uscito di The Dark Pictures Anthology. Sceglierò questo, ma solo ed unicamente perché lo conosco, perché l'ho giocato, ragazzi. Ma chi ha seguito la serie, ovviamente qui sul canale, sa benissimo che purtroppo questo capitolo mi ha deluso, ragazzi. Dal trailer sembrava veramente promettere tantissimo, sembrava una figata stratosferica. Secondo me avrebbero potuto fare un qualcosa di molto più figo. Io ripeto, non so perché questi che hanno fatto Until Dawn abbiano avuto questo calo assurdo, perché in Until Dawn, raga, hanno fatto un lavoro veramente fantastico, e quindi mi aspettavo qualcosa di veramente spettacolare, specialmente dopo aver visto il trailer. Invece purtroppo, giocandolo, sono rimasta veramente molto delusa, ragazzi. Quindi in questo caso lo scelgo, ma solo perché lo conosco. Quindi allora, qua abbiamo Dreamfall Chapters, che non conosco, e poi abbiamo, questo credo che fosse più un DLC, Mission, quindi per quanto riguarda sempre, ragazzi, la serie The Walking Dead. Io non l'ho giocato, purtroppo, per quanto io abbia giocato tutto, ragazzi, The Walking Dead, questo DLC non lo comprai all'epoca, e quindi poi da allora me ne sono sempre completamente dimenticata, non l'ho mai giocato. Fra i due penso, ragazzi, che mi butterò comunque su The Walking Dead, ma solo perché lo conosco, infatti, anche se questo Dreamfall Chapters sicuramente, ragazzi, me lo segno. Quindi scegliamo Mission, vediamo quale sarà la prossima scelta. Ok, allora qua non c'è storia, ragazzi. Qua non c'è storia. House of Ashes l'ho giocato, ci ho fatto la serie. Sì, mi è piaciuto, ma niente, ragazzi, di trascendentale, niente di eccezionale. Manco questo mi è piaciuto tanto, sinceramente. E dall'altro lato, ragazzi, abbiamo Beyond Two Souls, l'ennesimo titolo di Quantic Dream. È stato il primo gioco della mia vita che ho prenotato, ragazzi, perché dopo aver giocato Heavy Rain ed essermene innamorato, ovviamente ho visto che Quantic Dream faceva un nuovo gioco, ho detto no, questo lo devo prendere al lancio. Io non ho mai avuto le disponibilità economiche, ragazzi, per comprare giochi al lancio fino ad un certo momento della mia vita, ovviamente. Però per questo ho detto, no, devo fare uno sforzo, un sacrificio, questo lo devo prendere al lancio. Infatti comprai, prenotai, alla fine comprai l'edizione con la steelbook, ragazzi. E che dire, grandissimo gioco, che ho giocato molte meno volte rispetto a Heavy Rain, perché Heavy Rain, ragazzi, veramente l'ho spolpato fino all'osso. Beyond Two Souls, siccome comunque all'epoca poi già ero un po' più grande, avevo un po' più di impegni,
avevo già più giochi magari da poter giocare. Beyond Two Souls l'ho giocato credo solo un paio di volte, quindi non l'ho sviscerato per bene fino all'osso come fatto con Heavy Rain, quindi vi dirò che mi piacerebbe molto poterlo rigiocare, perché vorrei appunto ricordare fino in fondo le emozioni che comunque questo gioco era stato già capace di regalarmi. Quindi stavo pensando, ragazzi, in futuro di portare anche questo come serie qua sul canale. Poi vi ripeto, ovviamente mi darete i vostri pareri qua sotto, ma un grandissimo titolo. Pure all'epoca, ragazzi, questo Quantic Dream aveva già fatto passi avanti per quanto riguarda l'aspetto tecnico, l'aspetto grafico. Grandissimo gioco, ragazzi, cioè penso che mi ripeterei a dire le solite cose. Quantic Dream per me è una garanzia, quindi scelgo ad occhi chiusi Beyond Two Souls. E qua, ragazzi, io penso che neanche ci sia nulla da dire, perché allora Life is Strange 2 io ovviamente l'ho portato come serie qua sul canale. Dopo l'amore incondizionato incredibile che avevo provato per Life is Strange, comprai al lancio Life is Strange 2 con grandissime speranze e aspettative, che furono però poi amaramente deluse. Io credo che Life is Strange 2, poi ricordatevi, ragazzi, questi sono sempre pareri personali, sia il capitolo più brutto, più brutto che abbiano fatto di Life is Strange. A me non è piaciuto, in certi momenti è stato anche capace sicuramente magari di smuovermi qualcosa, di emozionarmi, ma nel suo complesso, ragazzi, non mi è piaciuto per niente. Quando ho finito la serie l'ho detto, non mi sono nascosta dietro a niente, ragazzi, anche perché lo sapete, io dico sempre quello che penso. Non mi è piaciuto, è stata una grande delusione, mi aspettavo molto di più. Dopo aver giocato ovviamente, regà, Life is Strange, penso che chiunque si aspetterebbe parecchio di più. Poi, che dire, mi dispiace, ma è così, ragazzi. Quindi dall'altro lato mi buttano Until Dawn, che è un giocone della Madonna, ragazzi, permettetemi di dirlo. Penso che in generale, per quanto riguarda appunto i giochi a scelte, sia uno dei miei giochi preferiti. È horror, ma è stupendo, ragazzi, cioè meraviglioso. A parte che appunto ti mettono nei panni di tanti personaggi, ti ritrovi a dover vivere tante situazioni, a dover fare tante scelte anche difficili, che ti fanno veramente stare con l'ansia, col panico, perché anche magari la più piccola cosa potrebbe portare i personaggi a morire. È divertentissimo, tra l'altro. Sì, c'ha quel, ragazzi, quella comicità americana, diciamo così, un pochettino spicciola, però proprio situazione, regà, tipica, no? Da film americano, i ragazzi rinchiusi nella baita, oddio che succede, eccetera. E quindi ci stanno un po' quei dialoghi a volte un pochettino più elementari, diciamo così. Ma nonostante questo, la cosa non mi ha pesato per niente, perché regà, è un capolavoro tutto il resto. Questo è un gioco che sicuramente io mi sento di consigliare ad occhi chiusi, qualcosa di fantastico. Quindi Until Dawn tutta la vita. E qua ragazzi ci buttano Fahrenheit, che credo sia appunto il primo, come vi dicevo prima, gioco di Quantic Dream, che era uscito all'epoca per PS2. Quindi voi vi direte, ma hai detto che non l'avevi comprato prima di Heavy Rain? Infatti io non l'avevo mai giocato questo gioco. Fatto sta che anni dopo lo trovai, ragazzi, sigillato in un negozio a 5 euro. Lo comprai perché a quell'epoca comunque avevo già scoperto che Fahrenheit fosse di Quantic Dream, e quindi mi sono detta, visto che io ho la PS2 comunque attaccata, me lo devo giocare. E quindi, nonostante comunque, regà, fosse già l'epoca PS3, io con la PS2 attaccata mi giocai Fahrenheit. Dall'altro lato abbiamo The Walking Dead e New Frontier, che vi dicevo, penso sia stata l'unica stagione The Walking Dead che non mi è piaciuta. Non mi ha convinto tanto, adesso non mi ricordo di preciso il perché, evidentemente, regà, è stato poco coinvolgente dal punto di vista emotivo, ma quello che ricordo è che ne fui particolarmente delusa, perché ovviamente dopo aver giocato, regà, una stagione 1, una stagione 2, uno si aspetta, no? Roba di spessore. Invece rimasi delusa da questo titolo. Per quanto riguarda quindi Fahrenheit, mi è piaciuto o non mi è piaciuto? Regà, ovviamente parliamo di un gioco per PS2, essendo già nell'epoca PS3 si trattava di fare un downgrade, diciamo così, e quindi di doversi riabituare a grafica, meccaniche e tutto il resto della PS2, quindi di una generazione comunque più vecchia. Non è stato facile, vi dirò sinceramente. Il gioco di per sé mi è piaciuto, comunque era un gioco ancora molto, molto prematuro. Secondo me Quantic Dream stava iniziando a lanciare le prime basi per quanto riguarda i giochi a scelte. Devo dire che mi piacque, ha una componente anche abbastanza thriller, non dico horror perché non è horror, però c'ha questa componente thriller, ragazzi, un po' oscuro,
figura un po' inquietante che in certi momenti era riuscita anche a farmi venire un pochettino di angoscetta, diciamo così. Il finale, semplicemente quello che ricordo, che mi aveva lasciato un pochettino perplessa. Quindi l'unica cosa tanto non mi aveva sconfinferato di questo gioco era il finale. Per cui fra questi due ragazzi ovviamente scelgo comunque Fahrenheit, Quantic Dream, ti amo, forever and ever. Allora, qua abbiamo Night in the Woods, che io non conosco, ma la grafichetta mi piace parecchio, quindi me lo segno. Poi magari, ragazzi, giochi che non conosco, qualcuno di voi mi può accennare qualcosa qua sotto in commento. E dall'altra parte abbiamo Life is Strange Before the Storm, ragazzi. Che c'è da dire? Penso veramente ci sia molto poco da dire, se non che sicuramente anche questo rimane uno dei giochi a scelte che io più amo nella mia storia da gamer. Un gioco, ragazzi, che mi ha dato emozioni fortissime, sconvolgenti, è un qualcosa di meraviglioso. Quindi dopo Life is Strange Before the Storm, ragazzi, dopo che ci hanno lanciato queste due bombe, me buttano quel Life is Strange 2, e infatti a me m'era crollato veramente il mondo, perché si arrivava, ragazzi, da Life is Strange Before the Storm, che per me è stato qualcosa di meraviglioso, veramente meraviglioso. Penso di non poter usare altri termini, quindi non dirò tanto altro. Anche questo è un gioco che forse tecnicamente può essere considerato un pochettino semplice, ma sapete che a me non importa, a me importa quello che un gioco mi comunica, e questo gioco, ragazzi, mi ha comunicato veramente il mondo, quindi lo scelgo ad occhi chiusi. Allora, ragazzi, attenzione, io mi stavo quasi a dimenticare di questo gioco, ragazzi. Allora, da una parte abbiamo I Pilastri della Terra, ispirato quindi ovviamente all'opera di Ken Follett, e dall'altra abbiamo The Wolf Among Us. Allora, ragazzi, I Pilastri della Terra, io se non sbaglio l'avevo anche iniziato qua sul canale, ma è un gioco che ho dovuto interrompere perché comunque non veniva praticamente seguito. Fatto sta che poi per conto mio non l'ho continuato perché non era stato capace, ragazzi, di coinvolgermi principalmente quasi in nessun modo, per quanto mi spiaccia dirlo. E dall'altra parte, ragazzi, abbiamo The Wolf Among Us. Anche di questo ci ho fatto la serie. È un gioco meraviglioso, ragazzi, veramente meraviglioso. È stato annunciato un dannatissimo sequel. Quando caspita ci fate sapere qualcosa del sequel di questo capolavoro? Io adoro questo gioco. Allora, se non sbaglio è ispirato a un fumetto, se non erro, è comunque sempre della Telltale. Ragazzi, la Telltale ci ha lanciato certe robe che io dico, oh mio Dio, veramente oh mio Dio. Questo gioco io l'ho adorato, per i personaggi, per la storia, per le scelte, per le emozioni, per tutto, per la colonna sonora. Mi ricordo particolarmente che la colonna sonora di sto gioco, ragazzi, mi lasciava wow. E per non parlare del personaggio principale, ragazzi, io non ho parlato fino ad ora di personaggi eccetera, ma Bigby, ragazzi, nel mio cuore, veramente un gioco stupendo che io mi sento di consigliare. Tra l'altro, appunto, le storie sono popolate di personaggi delle favole, delle fiabe, cioè, raga, è un qualcosa di geniale. Ovviamente, ripeto, si ispira a un fumetto, il fumetto sarà geniale, ci hanno fatto questo gioco che è stato altrettanto geniale per me. Io l'ho amato veramente alla follia, lo seleziono e voglio che facciate sapere qualcosa di sto benedetto sequel, per favore. Allora, ragazzi, qua abbiamo Oxenfree e dall'altra The Vanishing of Ethan Carter, che adesso io non ricordo di preciso se ci ho fatto o no la serie di questo gioco. Mi sta venendo un dubbio atroce. Fatto sta che di Oxenfree io ci ho fatto la serie, è un gioco che mi era stato regalato, tra l'altro. E devo dire che è un gioco che, per quanto appunto tecnicamente sia molto semplice, mi era piaciuto. Una serie che purtroppo non è stata seguita molto, ma mi è dispiaciuto, proprio perché secondo me è un gioco che vale la pena giocare. Se non ricordo male mi aveva coinvolto parecchio dal punto di vista anche della storia. È un giochino veramente molto molto interessante. Quest'altro, ragazzi, io vi dirò sinceramente, ho un vuoto assurdo, non mi ricordo se ci ho fatto o no la serie, del tipo what the fuck. Quindi fra i due scelgo sicuramente Oxenfree. Quindi qua inizia la seconda, ragazzi, manche. Io penso che in questo caso non ci sia assolutamente neanche una parola da spendere. Cioè, The Wolf Among Us, proprio avanti tutta la vita. Adesso mi ricordo perché non faccio spesso questi video, ragazzi. Non puoi uscire, veramente, regà, cioè in certi casi cazzarola, cioè vorresti soltanto tipo uscire di casa, correre via a piedi, arrivare in Alaska a piedi, pur di non fare queste scelte.
Perché cazzarola, non si può scegliere fra Life is Strange e Beyond Two Souls, ragazzi. Regà. Allora, sappiate che io qua sono costretta a scegliere, ma sono tutti giochi che ho scelto perché sono al primo posto nel mio cuore. Quindi in questo caso non sto facendo classifica, perché io poi, tra l'altro, ragazzi, con le cose che mi piacciono non riesco a scegliere. Cioè non riesco a dire, oddio, questo è il mio preferito. Sì, forse ci può essere qualcosa magari che mi spinge leggermente più verso una cosa che un'altra, ma in casi come questo, regà, io non faccio preferenze, non faccio scelte, non faccio classifiche, tutti al primo posto nel mio cuore, soltanto perché Beyond Two Souls l'ho giocato veramente pochissimo, ragazzi, cioè solo un paio di volte. Per quanto sappia quanto sia stato capace di emozionarmi, vado su Life is Strange, solo e anche perché, ragazzi, ha segnato veramente un qualcosa di importantissimo qua nel mio canale. Fra i due, regà, Detroit capolavoro. Capolavoro assoluto. Mi dispiace per fare, nel sì carino, ma veramente molto primordiale, ragazzi, come gioco. Detroit è un qualcosa di meraviglioso. Little Hope, molto caruccio. Mi è piaciuto sicuramente più degli altri capitoli, ma regà, The Walking Dead stagione 1, pure questo è un pochettino, fra i due si Oxenfree, dicevo poco fa, veramente molto caruccio come gioco, un gioco da scoprire, da giocare, ma sulla stagione finale di Walking Dead, ragazzi, andiamo. Qua scelgo Captain Spirit, ma perché appunto Quantum Break non lo conosco. E andiamo avanti un pochettino più veloci. Until Dawn, allora probabilmente, regà, anche se avessi giocato Mission, avrei scelto comunque Until Dawn, ragazzi. Altro giocone incredibile. E qua, regà, non c'è sta manco niente da dire. The Devil in Me l'avevo scelto solo perché lo conoscevo, ma Before the Storm pure, ragazzi, rimane proprio nell'apice del mio cuore. In questo caso, accidentaccio, tutti e due giochi che mi hanno emozionato da morire. Ma vado su Life is Strange Before the Storm, che mi ha proprio, regà, spaccato il cuore. Si va di Until Dawn, assolutamente. Ecco qua. Questi, ragazzi, sono tutti e due i primi giochi di ogni serie, di Life is Strange e di The Walking Dead. Allora, io direi che, visto che ho scelto Before the Storm, in questo caso mi voglio sentire di scegliere The Walking Dead, ma con la morte nel cuore, ragazzi, perché Life is Strange, come vi dicevo, tutti questi segnano, regà, un primo posto nel mio cuore. Quindi non lo scelgo adesso, ma è come se lo stessi scegliendo, come se li stessi scegliendo tutti quanti, ragazzi. Non si possono fare ste scelte, regà. Anche perché comunque sono giochi diversi fra di loro, per quanto il genere sia quello, ma sono cose completamente diverse. The Wolf Among Us, meraviglioso, ma Detroit, troppo capolavoro, ragazzi. Ovviamente mi metteranno sempre ormai Detroit fra le scelte. Credo ormai, ragazzi, che la risposta sia arrivata già da sé. Fra questi due, ragazzi. Non scelgo, ma scelgo, dai. Andiamo di Before the Storm e qua, regà, round finale. Credo che Detroit vinca questo quiz, ma ripeto, questo non vuol dire che gli altri giochi, ragazzi, meritino un posto più basso nel mio cuore, perché non è così. Sono tutti giochi, per me, capolavoro. Tutti quanti dovrebbero giocare, insomma, secondo me, per vivere delle grandi, grandi emozioni. Veramente delle grandi emozioni. È un genere che io amo follemente proprio per questo, ragazzi, perché è un genere che, se sfruttato bene, pensato bene, può regalare delle emozioni meravigliose. E questa è una cosa che io amo nei videogiochi, ed è per questo che io amo soprattutto questo genere qua, ragazzi. Quello dell'effetto farfalla, quello delle scelte, le graphic adventures, come li hanno chiamate così. Un qualcosa che occupa un posto speciale sicuramente nel mio cuore di gamer. Che dire, ragazzi, allora, ho parlato veramente tantissimo, ma c'era da parlare tantissimo. Spero di non avervi annoiato. Come sempre, ragazzi, ovviamente mi farete sapere qua sotto in commento quale dovrebbe essere la vostra classifica, e se non volete fare una classifica, quali sono i giochi che avete assolutamente preferito fra quelli che abbiamo visto quest'oggi in questo quiz. Quindi, come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento, e come al solito, se avete dei suggerimenti anche. Quindi questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.